Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Oggi video ritorno spesa Lidl. Ebbene sì, non ci andavo da un po', non avevo proprio il tempo più di stare dietro a tutte le uscite. Poi nel mio Lidl finivano subito, molte cose non arrivavano, quindi devo essere sincera, mi sono trovata un po' per caso mentre attendevo di prendere una decisione. Siamo andati a fare la spesa al Lidl e quindi ho detto vabbè, già che devo riordinare faccio un svuoto alla spesa al Lidl, ma sono stata veramente bravissima e ho preso proprio l'essenziale, scusate. Allora, come sempre la vita è in continua evoluzione. In questi giorni ho preso diverse decisioni, quindi ho cambiato per l'ennesima volta lavoro. Per la serie non si trova pace e ho preso delle decisioni importanti. Poi ne parleremo a breve, nei prossimi video, mentre non, ripeto, non, probabilmente va bene così, mi fermerò un po' qui per un po'. Sono giorni, ecco, di cambiamenti, quindi ho salutato i vecchi colleghi, che per me è stata una tragedia, e ho dovuto salutare anche le maestre di mio figlio, il piccolino Gaetano, perché ha finito il nido. E è stato un percorso bellissimo. Lui è andato al nido che aveva 6 mesi, il nido comunale della mia città, un nido meraviglioso con delle maestre meravigliose. Questo è uno dei motivi per cui vedete tolto il fasciatoio di mio figlio da lì, che prima lo tenevo lì, perché a parte lo spannolinamento ogni tanto lo appoggiavo lì per cambiarlo comodo, però ho deciso basta di cambiare. È cresciuto, deve avere anche lui questo senso di crescita. Il pannolino glielo infilo solo per la notte, neanche più per il pomeriggio, glielo metto solo la notte. La vita cambia, va avanti e bisogna accettare che i figli crescono e che le cose cambiano. Chiedo scusa se vedete il vento, ma ho qui il mio ventilatore perché pomeriggio presto il piccolo dorme. Mi andava tantissimo di fare questo video, un po' per svuotare la spesa perché devo metterla a posto, un po' per sfogarmi anche un po', per blaterare, per fare i miei soliti sproloqui che mi fanno stare bene. Allora, sono andata al Lidl. Questa decisione che di cui vi parlavo prima comporterà una modifica nella mia vita. Quindi, fino a dicembre vedrete qualche spesa ridotta al minimo perché abbiamo fatto un investimento economico. Ho fatto personalmente, è stata una scelta tutta mia di fare questo investimento economico, un po' costretta, tra virgolette. Poi ecco, ne parleremo in breve più avanti e quindi ho deciso, ecco, di limitare al minimo le spese almeno fino a dicembre, che è la data X. Poi insomma, poi ne ripeto, poi ecco, non dire gatto fin quando non ce l'hai nel sacco, si dice dalle mie parti, non so dalle vostre. Allora, ma bando alle ciance, ho fatto una spesa piccolissima, quindi per questo mi sono dilungata fondamentalmente, perché ho detto tanto e sono veloce. Allora ragazzi, vi ripeto, non potevo comprare cibo, non potevo comprare nulla perché stavamo aspettando di entrare in un posto X, no, poi svelerò l'arcano. E quindi ho preso giusto delle cose che mi servivano urgentemente. La prima cosa che mi serviva, che non ho qua perché sinceramente pesa, è il granarolo alta qualità, 1,21 euro al pezzo, e è venuto 6 pezzi, 7,74 euro il latte, perché mio figlio, il piccolino, si sveglia ancora diverse volte la notte, mi chiede il latte 100 grammi alla volta, comunque ne se ne spreca tanto, però lui me lo chiede, io non ho il cuore di dire no, dormi. Certe volte cerco di tamponare con l'acqua, ma è piccolino, lo assecondo, anche perché lui non dorme molto molto bene. Non dico che è un sonno disturbato, però ancora lui non si fa tutta la notte a 3 anni. Pensate che l'altra sera sono andata in bagno, lui stava nel letto col papà,
si è buttato dal letto ed è corso a quattro zampe da me nel bagno, dalla camera da letto al bagno, urlando come un pazzo. Sembrava quello del film L'Esorcista. Ho detto: Gaetano, non ce la possiamo fare. A un certo punto ho urlato anch'io perché mi sono spaventata. Sembrava proprio quello del film. Sapete la scena quando cammina a quattro zampe? Una cosa indicibile. E quindi così. Poi ho preso, che ho completamente finito, quindi non ne avevo nemmeno uno di scorta, ne ho qualcuno in uso nel classico bicchiere che ho io in uso e li metto lì dentro e poi li prendo da lì, ma li avevo completamente finiti. I dischetti della Siena, ragazzi, secondo me questi sono i migliori come rapporto qualità-prezzo. Però devo essere sincera, se ci devo andare apposta per comprarli non ci vado, ma ripeto, perché non ho tempo, quindi li prendo dove trovo. Però se, ecco, mi ci sono trovata con calma, avevamo un po' di tempo da perdere, stavamo senza i bambini, quindi li ho presi. Sono 70 belli maxi e questo li ho pagati, mo vi dico subito. Dischetti 1,19 euro, sono aumentati perché io mi ricordo che per un periodo li pagavo 1,09 euro, mi sbaglio? Ne ho presi due. Poi un'altra cosa che ho preso, perché dalle immagini, ragazzi, mi ispirava tantissimo, è questo shampoo a secco, che d'estate è la vita, perché i capelli mi si ingrassano subito, perché io faccio lo shampoo dal parrucchiere una volta a settimana, quindi per apparare tra uno shampoo e l'altro, diciamo, per sembrare più a posto, è comodo. Ho sentito, ho tolto il tappo, ho fatto la moneta e ho sentito un po' le profumazioni. Quella che mi è piaciuta di più, stranamente, era questa, il melograno. Quindi l'ho per 1,79 euro, vi dico la verità, l'ho preso. Sono 200 ml, conviene sempre tenerlo. Non avevo al momento shampoo a secco da utilizzare, quindi ho detto vabbè, lo prendo, che comodo, lo dovevo già comprare. Poi un'altra cosa che ho voluto prendere, scusate, mi abbasso totalmente, vi faccio vedere il mio capello sporco. Allora, un'altra cosa che ho voluto prendere, sempre perché mi è piaciuto molto la profumazione, a 1,39 euro. Questo qui di bagno fum termale rosa e gelsomino, dove c'è gelsomino ci sono io. Buonissimo, una profumazione buonissima ed è, pensate bene, un litro. In realtà io questo qua nella doccia lo trovo scomodo, quindi lo prendo per ricaricare il sapone mani che ho lì in ceramica della Tunna, perché sinceramente conviene tantissimo, perché se pensate che le ricariche da 500 ml scontatissime siamo attorno ai 2 euro, questo è un litro, sono più o meno, cioè, più o meno sono 1,39 euro, quindi conviene tantissimo. In più il profumo è buonissimo, io lo faccio fuori in un niente, perché siamo perennemente, soprattutto post covid, a lavarci le mani, quindi sinceramente ho valutato che era comodo prendere lui. Ripeto, in doccia non ve lo consiglio, a meno che non abbiate un altro dosatore, perché è un cosone enorme, si apre, è un po' scomodo. Io l'ho preso con questa intenzione. Poi vi faccio vedere mio figlio, mio marito poi ha preso delle ciabattine degli Avengers molto carine, se le appena le reperisco vi metto la foto qui, perché mio figlio è andato 2 o 3 giorni al mare con i nonni e se le portate, quindi non ce le ho. E poi questa è la mia bussona, lui ha scelto questo profumo molto molto buono, Deep Gibellini Fragranza, 4,99 euro, sono 75 ml, durano il tempo che durano, cioè non sono durevolissimi, però effettivamente io adesso ho una bella scorta di profumi, però ho intenzione, come finisco un po' i miei profumi, di prenderne uno e portarmelo dietro in borsa, perché tanto con questo caldo, con il sudare,
qualsiasi profumo dura poco, quindi sinceramente mi è fatto venire l'idea, questa idea per il prossimo giro di poi tenerlo proprio in borsa, tanto sono piccoli, in una pochette, magari quelle un po' morbidose, un po' imbottite, e lo metto direttamente in borsa, io che nella mia borsa ho di tutto. Lui poi ha preso questi che io nei miei video speciali del non vi ho mai mostrato, però lui si trova benissimo e li consiglia anche a me, e sono queste pasticche 20 compresse effervescenti, questo è magnesio gusto limone, questa è vitamina C sempre gusto limone, e quest'altro è multivitamini gusto arancia. Lui dice che sono ottimi, sono i migliori, anche più di quelli della farmacia, e hanno un prezzo proprio ridicolo, perché vengono, vi dico subito, 1,29 euro l'uno. Adesso che è periodo di caldo, quindi di senso di spossatezza, di mancanza, di stanchezza, ve li consiglio fortemente. Niente, questa era la nostra magra spesa. Vi ripeto, ero in attesa di, abbiamo fatto un bel giro con calma ultimamente, ma anche se vi devo dire che ultimamente il signor Lidl, come dice Elisabetta R, che saluto sempre, la regina del Lidl, ma a me personalmente è un po' deluso, sia come qualità, no, delle cose, sia proprio come prodotti nuovi, ciclicamente escono sempre gli stessi, non di una grandissima qualità, e soprattutto quelli più belli che a me piacciono, come la linea al miele, dalle mie parti non l'ho mai più trovata. Quindi ecco, una delle poche, quelle poche cose che sono davvero delle chicche ottime su tutta la linea, crema idratante, olio struccante, ma soprattutto tonico, quel tonico di quella linea era qualcosa di spettacolare. E niente ragazzi, questa era la mia magra spesa, spero come sempre di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato una risata e soprattutto di esservi stata utile. Ovviamente se vi va per sostenermi, iscrivetevi al mio canale, è completamente gratuito. E io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!